Allora, buongiorno a tutti da India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, Fabio in Bolzano, ben ritrovati. Oggi andiamo a farci un paio di cavetti. Adesso ve ne faccio vedere uno, con esattezza me ne servono un paio di alimentazione per Xiegu G90, cavo un po' particolare. Allora io ho abbattato su dei cavetti che avevo ancora diciamo, in qualche scatolone di roba inutilizzata. Ho questi due cavi, possiamo vedere uno rosso per il positivo, dotato di portafusibile con, vediamo un attimo, con un fusibilino da 10 ampere, ecco, 10 ampere di fusibile. Adesso andrò a crearmi un cavo di alimentazione per quando userò in portatile il nostro Xiegu G90. Allora, innanzitutto vado a tagliare i due connettori piattina qui, che a me non servono, non li utilizzo. Ok. E poi vado anche a tagliare i due capicorda che a me non servono. Allora, per esattezza, poi essendo due fili singoli, io avevo piacere stessero abbastanza uniti per non avere troppo casino quando vado in giro con la stazione mobile. Allora, prendo dei termorestringente, prendiamo del termorestringente, vediamo una misura dove possono star dentro entrambi. Poterli unire in vari punti senza che, questo è piccolo, forse questa rossa. Li unisco in vari punti di modo che non stiano svolazzanti, ecco. Eccolo qua, questo ci entra a perfezione. Direi che ne metto uno qua prima del fusibile. Questi ci sarà il doppio connettore qui. Lo mettiamo a innesto con le clip da elettricista da quel lato lì, e da questa parte invece dovrò fare appunto le saldature con il connettore che va plug-in nella radio. Quindi faccio scorrere un paio di questi termorestringenti in modo che mi tengano il cavo bello unito in vari punti. Allora mettiamo uno prima del fusibile, uno dopo il fusibile. Metterei poi un altro qui a mezza via. Ok, e forse un ultimo qua in coda. Ok, poi andremo a scaldarli alla fine, intanto tengo un po' indietro. Intanto andiamo a vedere. Allora, ho comprato in rete questi connettori un po' particolari, sono riuscito a trovarli. Intanto spegniamo il saldatore un attimo. Allora, qui abbiamo i connettori, devo avere il connettore maschio perché qua erano doppi, cioè sia la femmina che è uguale al connettore che c'è sul retro della radio, potete vedere, e sia il maschio. Adesso del maschio ne ho uno bianco, se ce l'ho anche giallo, eccolo qua il connettore maschio. E appunto poi le piedinature metalliche da saldare al cablaggio. In questo caso dobbiamo utilizzare il maschio, e sulla radio sono installate le femmine che vanno poi, vedete, a innesto, no? Non sono dei più belli questi connettori qui, però alla fine ho notato che non mi danno problemi. Vado quindi a staccare il connettore dal
striscia di supporto qui. Sono al QRL, quindi ho un po' forbici casalinghe e un po' di strumenti casalinghi. Non vogliatemi. Sospendiamo anche un pezzo di cavo. Un buon cavo anche, mi sembrava fino di sezione, ma dentro è ben pieno. Allora, adesso guardiamo se combinare la crimpatura alla saldatura. Ok, abbiamo allora spellato il cavo. Adesso volevo guardare qui. Accendo anche un attimo la luce. Ok, volevo adesso controllare qui come ne stare, prendo una pinza adatta, vediamo se abbiamo a disposizione. Qualcosa c'è, andiamo a vedere qua. Allora, direi che il primo lo crimpiamo qui. Possiamo anche mettere un goccio di stagnatura. Ok, intanto vado a crimpare sul cavo le alette. Attenzione, forse qua è meglio dargli direttamente una stagnatura. La vedo più efficace come cosa, però ci proviamo. Vediamo un attimo. Ok, adesso vedete, appunto abbiamo crimpato l'inizio del cavetto sulla gomma, adesso ho lasciato un po' di spazio qui all'interno, andiamo a fare una saldaturina così che sia bello poi solido. Abbiamo fatto, vedete, anche da questa parte qua si nota di più sul rosso. Ecco qui, adesso andiamo a stagnare un pochettino, poi non ho molto a disposizione, ma andiamo al saldatore. Usiamo questo blocchettino qua. Allora, ci appoggiamo qui. Ok. Andiamo a fargli un po' di zoom così la vediamo meglio. Ok. Prendiamo un po' di stagno. Andiamo a fare saldatura. Ancora, ok, adesso sta scaldando bene. Facciamo prima così. Okay. Vediamo che se lo sta assorbendo bene all'interno. Cerchiamo di non riempirlo troppo perché poi dobbiamo anche premere le alette, per cui dobbiamo lasciargli un po' di spazio. Ecco qui, uno l'abbiamo fatto. Carichiamo ancora un po' di stagno sul saldatore. Andiamo a effettuare il secondo. Ok,
Adesso ve lo faccio vedere un po' in macro. Eccolo qua, ho fatto una piccola stagnatura. Potete vedere, è venuta bella pulita anche qui. Giro un po', vediamo, ho messo a fuoco qua. Eccolo qui, ho fatto una bella stagnatura. Ok, adesso chiudiamo anche queste due alette. E poi andremo a innestare i cavi nel connettore. Chiudiamo un po', vediamo qua. Se no non riesco poi a infilarlo nel connettore. Bisogna chiuderle delicatamente. Sono molto delicati questi contatti qui. Ora piano piano lo mettiamo a posto. Ok. Direi più che ottimo. Non l'abbiamo chiuso, chiudiamo anche l'altro. Vediamo un po'. Ok, una aletta chiusa, chiudiamo anche l'altra. Sono connettori un po', non è che siano al massimo, sono un po' laboriosi, un po' anche difficili da trovare, però dai, senza stare a cambiare il connettore direttamente sull'apparato, che è una cosa che non è che mi esaltava a fare, siamo comunque riusciti. Ecco qua, poi dopo prendiamo il connettore, vedete. Dobbiamo innestarli all'interno, li premiamo bene dentro, finché entrano nella sede non riescono più. Ed ecco che abbiamo terminato il nostro cablaggio con il portafusibile per il nostro Xiegu G90. Questo ci serve per creare dei cavi opzionali che io userò poi per il portatile. Adesso andrò a fare la stessa operazione con appunto un altro cavo. E niente, basta trovarli in rete, si trovano, non è di semplice reperibilità, ma io ho visto che si trovano questi appunto kit in striscia con connettori maschi e femmine. E costano un prezzo irrisorio, mi sembra erano una decina, 5 maschi e 5 femmine più o meno. Con il doppio dei contatti, perché ovviamente ogni presa ha due contatti e li avrò pagati un paio di euro, quindi una cifra veramente irrisoria. Questo è tutto. Spero che vi siete divertiti a guardare il video anche oggi. È una cosa molto semplice, molto banale, ma ho voluto documentare anche questa per magari i neofiti che si prestano a fare le prime saldature. C'è almeno un po' un instradamento nel farci un buon cavo di alimentazione. Mi raccomando, controllare sempre le sezioni e le portate dei cavi in modo da scegliere un cavo adeguato al tipo di amperaggio che vogliamo utilizzare, quindi la quantità di corrente che lo deve attraversare. Si potrebbe anche solo crimparli questi, però io preferisco sempre un punto di saldatura perché così li rende più durevoli. Tutto qua, vi ringrazio per la visione, sempre un pollice in più in su se vi è piaciuto il mio video e mi raccomando iscrivetevi al canale così che potete anche darmi supporto e rimanere anche aggiornati su nuovi video e sulle nuove attività live che spesso stiamo affrontando in questo periodo. Grazie a tutti, tanta buona radio, IN3FOB, Fabio Bolzano.